Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati, prima edizione del TG6, telegiornale che si apre andando a Chieti per raccontare il dissenso e l'indignazione di alcuni residenti di Via Masci che convivono con un cantiere, una edificazione che secondo i loro approfondimenti tecnici risulterebbe un'opera edilizia che non rispetta la distanza di 40 metri dal ciglio stradale su una strada diventata ormai di fatto una strada statale. Vediamo i particolari nel servizio di Selenia Secondi. Voi residenti di Via Masci siete preoccupati in primo luogo perché avete visto non rispettate le distanze di sicurezza dal ciglio stradale quando è stato edificato questo muro di cinta. Allora, questo non è un muro di cinta. Specifichiamo, questa è una terra armata, quindi è paragonabile, anzi è un'opera edilizia a tutti gli effetti. Tutte le abitazioni che sono qui su lungo via Filippo Masci hanno dovuto mantenere la distanza di 30 metri dal bordo del ciglio stradale. Adesso la strada è diventata addirittura statale, quindi non è neanche più una strada provinciale, per cui le distanze secondo la normativa dovrebbero essere addirittura superiori, 40 metri. Teniamo conto che questa terra armata non è stata edificata per contenere un dislivello oppure una situazione, non lo so, di pericolo, di frana, di qualcosa, perché questo terreno è sempre stato così da anni. Noi non abbiamo mai avuto problemi quando ci sono state le piogge, anche le più copiose. La collina qui di fronte, che è così insomma da tempo immemore, era una collina dolce, anzi addirittura la parte che arrivava diciamo vicino alla strada era pianeggiante, quindi questo muro non può essere stato eretto per contenere nessuno smottamento, nulla di simile. È stato edificato l'altro anno, quindi stiamo parlando di esattamente 12 mesi fa, quando hanno cominciato a riportare tutta la terra che scavavano dalla parte vicina all'autoparco. Quindi stavano scavando dalla parte dell'autoparco. Tutta la terra veniva ammucchiata qui di fronte, veniva battuta e noi abbiamo avuto dei problemi gravissimi perché avevamo la casa che tremava, i bicchieri che tintinnavano. Oltre al disagio acustico c'è anche un disagio di visivo dovuto proprio a questo impatto che voi avete adesso quando uscite di casa, e vi chiedete anche cosa accadrà in futuro. Certo, intanto ci chiediamo cosa verrà edificato sopra questo terrapieno, sopra questa terra armata. Non sappiamo se saranno edifici, se saranno parcheggi. Fatto sta che a nostro avviso, quindi ci siamo riunite più persone, più residenti, a nostro avviso è stato effettuato un qualcosa che va al di là del diritto verso i terzi, cioè che non si è tenuto conto di noi che siamo abitanti diciamo di Chieti da tempo immemore, ci hanno abbandonato in questa situazione, nessuno se n'è interessato e noi stiamo cercando di comprendere chi ha autorizzato tutto questo e se c'erano i presupposti per farlo. La cronaca ci porta a Pescara, dove è stato domato l'incendio sviluppatosi sulla draga che sta effettuando in questi giorni lavori sulla diga foranea del fiume Pescara in corrispondenza del porto. Vedete alcune foto. Il personale del comando dei Vigili del Fuoco di Pescara ha raggiunto il porto turistico ed è stato successivamente trasportato con un mezzo della Capitaneria di Porto a bordo della draga. Le fiamme, che hanno avuto origine da un guasto meccanico, sono state circoscritte nel vano motore dell'imbarcazione. Non ci sono state fortunatamente persone coinvolte. Si lavora per capire ulteriori motivi di questo incendio. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di scuole. A pochi giorni dall'avvio del nuovo anno scolastico e boom di iscrizioni al liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara, previste nuove sezioni ed il trasloco di alcune classi nel vicino istituto Nostra Signora di Viale Gabriele D'Annunzio. Il servizio. Quasi 1400 studenti al via del prossimo anno scolastico, con un totale di al momento 15 sezioni. A fronte di 209 diplomati ci sono state 328 nuove iscrizioni. Si spiega anche così il boom del liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara, che vedrà tantissimi alunni al via il 12 settembre.
Il dirigente scolastico Antonella San Vitale spiega a suo avviso qual è il motivo dell'aumento di così tante iscrizioni rispetto agli anni scorsi. Eh sì, non c'entriamo più. Già dall'anno scorso avevamo usato tutti gli spazi, anche quelli che non dovevano essere usati per la didattica, tipo l'aula magna o dei laboratori. Siamo stati costretti, proprio per la mancanza di spazio, ad adibirli ad aule didattiche. Abbiamo iniziato un lavoro lungo e meticoloso e molto accurato con la provincia fin da febbraio, data di chiusura delle iscrizioni, perché a fronte di 209 ragazzi che si sono diplomati, noi abbiamo 328 nuovi iscritti, per cui chiaramente abbiamo bisogno di spazio, altrimenti io ero costretta, e questo sarebbe stato gravissimo, a mandare indietro le iscrizioni. Adesso, proprio di pochissimi giorni, la provincia ha concluso il contratto di locazione e quindi un piano dell'Istituto Nostra Signora in via Gabriele D'Annunzio sarà la nostra succursale. Molti si chiedono perché sta tornando così di moda il liceo classico. L'ho accennato, io penso appunto questo interesse realmente ad andare al fondo della nostra cultura, ciò che ha originato la nostra tradizione. È un unicum, diciamo, non solo in Europa ma nel mondo, il liceo classico. E siamo alla pagina politica. L'attuale assessore regionale Guido Liris, l'uomo su cui il centrodestra punta all'uninominale del Senato in Abruzzo. Le elezioni di settembre saranno un'occasione, ha detto lo stesso Liris, per dimostrare di avere una classe dirigente all'altezza di guidare il Paese. Il servizio. Presentate le liste di Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni politiche di settembre. L'assessore al bilancio della Regione Abruzzo, Guido Liris, è il candidato all'uninominale del Senato. Il meccanismo della campagna elettorale dei meloniani, in verità, si è mosso già da tempo. Il nome di Guido Liris era proprio uno dei favoriti. Una sfida sicuramente epocale per il centrodestra provinciale e abruzzese. Potremmo avere un rappresentante di punta in Parlamento. Ma questo è un auspicio non tanto per me quanto per il territorio. Abbiamo sentito fortemente il bisogno di rappresentanti a Roma nel momento in cui per tante iniziative, in particolar modo provenienti dalla regione, molto spesso sollecitate dal territorio, dai comuni, dalle amministrazioni, avevamo bisogno di ufficiali di collegamento con Roma e molto spesso i cellulari suonavano a vuoto. Da un lato la forza del territorio, dall'altro, l'ha detto lei, dei sondaggi che sono molto positivi per il partito di Giorgia Meloni, quindi attualmente la strada sembrerebbe essere spianata. Sì, è una fase storica delicatissima, importantissima per chi ha compiuto, per chi ha fatto questo percorso accanto a Giorgia Meloni sin da ragazzo come me. Oggi è il momento di dimostrare di avere all'interno di Fratelli d'Italia e del centrodestra una classe dirigente all'altezza del momento storico che stiamo vivendo e una classe dirigente capace di interpretare le esigenze e le criticità provenienti dal territorio, quindi provenienti dal basso. Essere ufficiali di collegamento tra le piazze e le stanze dei bottoni, così vengono chiamate, perché diventino più aperte e più vicine alla normalità, a tutto ciò che la gente ci chiede, a tutto ciò che il nostro elettorato ci chiede di rappresentare. E questo fondamentalmente è il motivo della nostra discesa in campo, così si dice, del nostro coinvolgimento e del nostro percorso, auspicando di essere all'altezza dei tempi e dell'onere e dell'onore che stiamo vivendo. Per il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, esponente di spicco di Fratelli d'Italia, queste sono scelte che rappresentano e simboleggiano un investimento enorme sull'Abruzzo. Liris parla di filo conduttore, di ponte, di dialogo e di connessione vera tra il territorio e le stanze romane del potere. Sono, ha detto, un candidato vicino ai comuni, agli amministratori e alla gente.
E per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo, oggi tre consiglieri regionali del gruppo Valore e Abruzzo hanno ufficializzato la loro corsa al fianco di Forza Italia. Candidato alle prossime politiche, il consigliere regionale Simone Angelosante, che andiamo ad ascoltare. Simone Angelosante, oggi in conferenza stampa avete ufficializzato questo appoggio a Forza Italia, correrete con Valore e Abruzzo proprio a fianco del partito forzista. Sì, io sono il capogruppo di Valore Abruzzo, che è un gruppo che si è costituito in consiglio regionale già da qualche mese sotto l'egida del Partito Popolare Europeo. Già da parecchio tempo ci siamo federati con Forza Italia, le nostre azioni a livello regionale sono comune, ci è stato chiesto di dare un sostegno fattivo in campagna elettorale alla lista di Forza Italia, dai vertici di Forza Italia per l'appunto, e noi abbiamo accettato perché crediamo nella componente liberale e moderata nell'ambito delle forze del centrodestra che si avviano a vincere le prossime elezioni nazionali. La proposta di Valore Abruzzo per la nostra regione? Guardi, noi abbiamo fatto tantissime proposte già a livello regionale, ad esempio la legge sulla tutela e sulla salvaguardia dei tribunali minori ha in me il primo firmatario, tante altre leggi sono state fatte dai colleghi Marco Vecchio e di Gian Vittorio che hanno caratterizzato quelli che sono gli interessi dei vari territori, Gian Vittorio per il Teramano e Marco Vecchio per il Chieti, e siamo intenzionati a portare avanti queste istanze anche a livello nazionale. Per ciò che riguarda la sanità io mi sto battendo molto ad esempio affinché venga abolito o comunque rimodulato il numero chiuso in medicina, perché il vero problema oggi della sanità anche abruzzese è quella che non ci sono medici a causa di una sciagurata politica di chiusura ai nostri giovani che oggi ci vede costretti ad esempio a chiamare medici da altre nazioni. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, cambiamo però argomento, torniamo a Pescara dove la Confcommercio partecipa all'iniziativa nazionale fortemente voluta dall'organizzazione e che è denominata Bollette in Vetrina. Questa mattina al Bar Excelsior di Pescara è stata illustrata l'iniziativa denominata Bollette in Vetrina, organizzata dalla Confcommercio Nazionale e a cui aderisce la Confcommercio di Pescara. Il presidente Riccardo Padovano spiega i motivi della protesta. Le esponiamo in vetrina per far capire ai consumatori che noi siamo costretti purtroppo per forza maggiore a rivedere i listini prezzi. Noi siamo amareggiati perché la nostra clientela è affezionata, non è che noi abbiamo un turismo che viene, una città importante dove il turismo viene da fuori e quindi se ne accorge o non se ne accorge, ma noi, i nostri clienti che vengono qua a fare l'aperitivo, vengono in albergo, vanno al mare o vanno a comprare la pizza, di fronte a queste tariffe così esagerate noi rischiamo o di chiudere o di aumentare i prezzi. Alla politica chiediamo l'immediato intervento su un decreto aiuti che deve partire non da oggi ma da settembre 2021, perché noi dal mese di settembre che stiamo rincorrendo questi aumenti, e poi in attesa che l'emergenza della guerra, sicuramente è legata alla guerra in Ucraina, si stoppi. Allora, se l'Europa non tiene conto di questa realtà vuol dire che forse non ha capito che un paese come l'Italia, l'Abruzzo in particolare, rischia di non sopravvivere. Gli aumenti delle bollette si possono fermare certamente intanto ridurre le accise il più presto possibile. La regione può fare la sua parte, adesso i parlamentari che si sono candidati, la loro campagna elettorale devono concentrare su questo. Questo messaggio deve arrivare al palazzo della politica. È scandaloso che un'impresa mi dica no, solo una volta ti è concessa per le famiglie una rateizzazione. Ma stiamo a scherzare? E se ne le paghiamo in giorno la bolletta a fine mese, che succede? Presente anche il presidente provinciale di Federalberghi che spiega i motivi dell'adesione a questa iniziativa e le problematiche che riguardano l'intera categoria. Speriamo che il governo si svegli e che immediatamente fissi un tetto massimo per appunto l'energia, perché questo non è più possibile portarla avanti. Abbiamo visto che la Spagna e il Portogallo lo hanno fatto, quindi non ci chiediamo come mai ancora l'Italia temporeggia. C'è il rischio
rischio che molte aziende, molte imprese possono addirittura chiudere? Allora, gli albergatori hanno già dichiarato che se questo è ciò che sarà, da settembre-ottobre non apriranno sicuramente per tutta la stagione invernale, perché giustamente mantenere quei costi non si riesce a garantire né la sopravvivenza per la struttura stessa e, come dicevamo, neanche quel minimo utile che serviva all'imprenditore per poter investire. Il commercio in questo momento particolare. Andiamo ancora avanti, alla Turo di Valle Castellana in provincia di Teramo partirà sabato 27 e domenica 28 agosto la terza azione sonora in forma di rito del progetto denominato Per una montagna abbandonata. Artisti e operatori hanno incontrato la comunità per reperire i materiali sonori dell'azione grazie alla ricerca sul territorio, storica, testuale ed etnomusicologica. Nel fine settimana la restituzione del lavoro con l'apertura al pubblico. Lavorare su un borgo abbandonato e mettersi in ascolto. Sabato 27 e domenica 28 agosto alla Turo di Valle Castellana Per una montagna abbandonata. Questo progetto in questo caso è la terza azione sonora in forma di rito per la Turo, è la prima esperienza. Sì, per la Turo è la prima esperienza, siamo stati subito entusiasti di accogliere questo progetto in questo borgo abbandonato fin dai primi anni 50 per le gravi problematiche economiche e poi con le successive problematiche dovute al terremoto, purtroppo. Questa associazione, la Vivo Associazione, riporta per due giorni in questo borgo raggiungibile solo a piedi un'esperienza, diciamo, su De Generis, perché accoglie, porta gruppi di persone in questo borgo abbandonato dove appunto loro cercano tramite questi riti di insonorizzare all'interno delle abitazioni, all'interno, diciamo, delle case, dei vicoli, della natura, quello che poteva essere anticamente la vita di questo borgo antico. Il progetto prevede anche una ricerca degli antichi canti popolari del luogo e quindi una residenza che ormai è in corso di una settimana con gli incontri con le comunità. Sì, è partito proprio ieri il progetto, diciamo, proprio di elaborazione, perché il progetto è partito molto prima, con appunto la cittadinanza. Sono riti che vengono appunto ricercati, canti, tradizioni popolari e quant'altro in tutto il territorio circostante appunto di Valle Castellana, perché la Turo in questo momento, appunto, come ripetevamo, è un borgo completamente abbandonato. Andiamo ancora avanti, andrà in scena domani a Chieti lo spettacolo La donna coperta di gioielli, tratto dal dramma scritto nel 1893. Il testo descrive la storia della principessa Salomè e del suo patrigno Erode in un vortice di immagini e suoni architepici, sacri e conturbanti. Questo sabato 27 agosto andrà in scena presso il giardino antistante il museo di Villa Frigeri lo spettacolo La donna coperta di gioielli a cura di Labirinti Teatro. È come assistere a un rito magico, antico, primordiale, in un certo senso pagano, una vera e propria sinfonia di sguardi. Partendo dal manoscritto inedito La donna coperta di gioielli o La santa cortigiana di Oscar Wilde, abbiamo deciso di fare una sintesi della storia della principessa Salomè, comparando questi due celebri testi dello scrittore inglese. Gli interpreti sono Maria Giusi Matullo, Riccardo Iezzi, Pari De Paci, Chiara Zappacosta, Benedetta Trivelli e Francesca De Liberato. Regia, scena e costumi sono di Riccardo Iezzi. L'evento è patrocinato dal Comune di Chieti, inoltre è attiva ad oggi una forte collaborazione con la radio Teatri On Air, con la quale abbiamo curato le musiche e le voci dello spettacolo, e inoltre lo spettacolo è inserito nella rassegna del Giardino delle Pubbliche Letture. L'idea nasce dalla volontà di mettere in scena un dramma estremamente attuale, costituito da persone che esprimono attraverso il proprio corpo i propri sentimenti, è proprio un'umanità
che viene messa in scena e che appunto coinvolge Pungola e esprime, emoziona, quindi ci saranno tante cose da vedere a livello di tutte le arti, da quelle visive a quelle sonore, a quelle interpretative e a quelle proprio espressive attraverso il movimento del corpo. Quindi ci saranno varie cose da sperimentare, da vedere e sicuramente sarà un qualcosa di veramente emozionante. Siamo alla pagina dello sport, adesso è davvero finita, anche il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso di Teramo e Campobasso che chiedevano la riammissione in Lega Pro. Stiamo ovviamente parlando di calcio, un epilogo prevedibile che impone adesso un percorso nuovo in casa Teramo da avviare possibilmente in fretta il servizio. Adesso è finita per davvero. Anche il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di Teramo e Campobasso che chiedevano la riammissione al campionato di Lega Pro. Decisione arrivata in mattinata, come nelle previsioni, ma peggiore di quanto indiscrezioni di ieri lasciavano trasparire. Una sconfitta, l'ennesima, su una linea che, fosse passata, avrebbe rimesso in discussione l'intero sistema di rilascio delle licenze nazionali. La partita in verità è sempre stata molto, troppo complicata. Per il Teramo, più che per il Campobasso, certo. Ma in questo caso i molisani, vincendo, avrebbero aperto la strada alla discussione sul metodo, oltre che sul merito. E avrebbero indirettamente fatto un favore anche al diavolo, che sul mancato rispetto dell'indice di liquidità e altre criticità sollevate dalla Covisoc avevano visto incagliare il proprio futuro. Da questo momento in poi invece non ci sono più gradi di giudizio per provare a far valere le proprie ragioni e di conseguenza da adesso si apre ufficialmente la partita per il futuro delle due squadre. Il Teramo vedrà svincolati i tesserati sotto contratto. E oggi pomeriggio la Lega Pro, uscita ammaccata prima ma ora rafforzata dai tempi dilatati, alle 18 varerà i calendari che sarebbero già dovuti essere compilati qualche giorno fa. Ora il sindaco D'Alberto dovrà accelerare nell'iter che dovrà portare almeno alla richiesta di una partecipazione in sovrannumero in Serie D. L'altro giorno l'ok della commissione alla SSD Città di Teramo, società costituita con questa finalità, passaggio propedeutico al piano di emergenza che va davvero messo in atto ora. Senza perdere altro tempo, visto che si avvicina a settembre e non c'è nulla da attendere. Anzi, finora, visti i risultati, se n'è perso molto di tempo. Quello che oggi servirebbe come il pane, da questo momento si deve correre. Cosa resta però di tutta questa vicenda? Amarezza da parte delle tifoserie, certo, ma anche la consapevolezza che il sistema delle licenze, una volta accettato dai partecipanti, regge fino all'ultimo grado, che non abbia asterischi o vie di fuga. Ed è questo l'elemento su cui si fondava la resistenza della Federcalcio. Si parla da anni di riforme, ma sarebbero un'utopia senza la certezza che le regole messe alla prova tengano nei vari gradi, il TAR prima e il Consiglio di Stato poi, chiamate in causa come troppo spesso nell'alveo del calcio italiano, hanno confermato quello che gli organi di giustizia sportiva avevano sancito. E la giustizia amministrativa ora ha dato sostanza nel merito ad un percorso di valutazioni e sanzioni da parte di Covisoc, Consiglio Federale e Collegio di Garanzia del CONI. Se l'impianto, come è stato, tiene, allora uscire dal solco del procedimento sportivo diventerà in futuro meno incentivante, ma questo a Teramo e Campobasso oggi importa, come è ovvio, molto poco. Ora le attende una rincorsa al campionato migliore possibile, chiudendo pagine recenti che adesso non possono più essere riaperte. Servizio che avete visto era di Jacopo Forcella, dunque vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Ora parliamo invece di calcio giocato, parliamo del Pescara che si avvicina a grandi passi all'esordio di campionato. Noi andiamo ad ascoltare uno dei nuovi acquisti in casa biancazzurra, il portiere Sommariva, pronto a giocarsi il posto da titolare con Plizzari. Vediamo. Daniele Sommariva, allora manca poco all'inizio del campionato, quali sono le tue sensazioni, le sensazioni dello spogliatoio? Sì, manca sempre meno, abbiamo l'ultima amichevole domenica, poi speriamo di avere notizie del campionato e sensazioni, dobbiamo migliorare in tante cose. Abbiamo visto, abbiamo parlato col mister, col direttore ancora ieri, però stiamo lavorando. Ieri abbiamo ripreso gli allenamenti, questi due giorni ho visto una squadra più determinata, più concentrata, quindi
speriamo di essere sulla strada giusta, dai. Ecco, ormai sei da diverse settimane a Pescara, come ti stai trovando in questa nuova realtà, in questo nuovo ambiente, in questa nuova squadra? Sto trovando bene, ovviamente il gruppo, sono tanti ragazzi giovani, quindi nonostante abbia 25 anni io mi devo sentire tra virgolette vecchio, non spogliatoio, quindi cerco di dare un esempio ai ragazzi più giovani, però mi sto trovando bene. Il tuo futuro a Pescara per quanto riguarda il prossimo campionato, c'è Plizzari davanti a te, insomma tu lotterai settimana dopo settimana per far ricredere il mister, visto che nelle gerarchie di inizio stagione il tuo compagno di squadra dovrebbe essere il portiere titolare. Io comunque sono venuto a Pescara per giocarmi il posto, mi è stato detto in fase di trattativa, quando sono arrivato io quotidianamente ogni settimana cerco di lavorare per mettere in difficoltà l'allenatore, e comunque penso che ormai tante squadre in Serie A, Serie B, in Serie C abbiano due portieri più o meno di valore, se non tre, e quindi questo aiuta durante tutti i giorni ad alzare l'asticella, ad aumentare la competitività, e fa solo che bene al reparto portieri e alla squadra avere comunque portieri di livello. Poi deciderà il mister e vedremo. A proposito di competitività, questa squadra è competitiva fino alla fine per poter puntare ad un obiettivo massimo per la prossima stagione? Penso che questo lo dirà il campo, una squadra nuova, tanti ragazzi nuovi, come ho detto tanti ragazzi giovani, qualcuno ha più esperienza e deve trascinare la squadra, però solo con l'inizio del campionato, le prime partite potremo vedere a che livello siamo. Noi dobbiamo puntare al massimo, lo sappiamo, lo chiede la società, lo chiede la piazza giustamente, però bisogna vedere, con l'inizio del campionato vedremo a che punto siamo. Per chiudere, Daniele, a proposito di piazza, solo con le vittorie, solo con i grandi risultati si riuscirà a portare il grande pubblico allo stadio Adriatico? Sì, questo lo so, me l'hanno detto, io spero che riusciremo a iniziare il campionato in un determinato modo e spero che la gente possa darci una mano come ha sempre fatto qui a Pescara, e anche se dovessero esserci difficoltà, capire queste difficoltà e aiutare comunque i ragazzi, perché l'impegno lo mettiamo, cercheremo di metterlo sempre come normale che sia, però alla fine per i grandi risultati serve tutto, serve la squadra, serve la società, servono i tifosi, che qui so che non sono mancati mai. Dal calcio ci spostiamo alla pallavolo, perché tra le novità della nuova stagione dell'Abba Pineto c'è la guida tecnica. Il coach infatti Giacomo Tomasello, che avrà il compito di portare i pinetesi al salto di categoria. Lo ascoltiamo al microfono di Sergio Zappalorto. Giacomo Tomasello, benvenuto mister, e ci diamo subito del tu perché bisogna entrare in una confidenza importante, quella che ci porterà lontano, speriamo, fino in fondo, perché Spineto reclama a tutti i costi questa benedetta a due, ci ha provato due volte, ma non c'è due senza tre, non lo dico però. No, ma intanto buonasera a tutti, grazie a te e a tutti quelli che lavorano con te. Sì, Pineto ha delle grandi ambizioni, come ce l'hanno anche a tante altre squadre. Quest'anno abbiamo costruito, secondo me, un roster importante, non lo possiamo negare, e piano piano, di pari passo, una partita alla volta, cercheremo di esprimere il nostro potenziale e di raggiungere, diciamo, la fine del campionato in una posizione consona per poter disputare i playoff. Quest'anno è cambiata la regola, quindi le prime si possono scontrare, è molto importante magari arrivarci. Vediamo se ci riusciamo, sarebbe un bel vantaggio. Giacomo, quest'anno hai guidato in maniera splendida la Versa, che poi si è scontrata proprio il destino voluto col Pineto, col tuo attuale Pineto. Campionato che comunque è cresciuto ulteriormente di qualità. Altro che a tre terzo campionato, questo è veramente già quasi una due direttamente, perché sia nel girone sud che quello centro nord, diciamo così, è veramente di assoluto spessore. È cambiato tanto negli ultimi anni in questo diciamo così mondo della tre. Sì, la 3 era un campionato un po' snobbato dai giocatori un po' più di livello superiore. Dal primo anno di A3 sicuramente si è accentuato sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista fisico, aggiungerei io. Ci sono dei giocatori che hanno delle qualità enormi, che scendono da categorie più alte e che hanno arricchito questo campionato, quindi secondo me sarà un campionato molto equilibrato, soprattutto il girone sud, dove ci sono tante squadre,
nel girone nord dei nostri, mi ricordo Fano, senza nulla togliere agli altri, Fano, Macerata, Belluno, qualche altra sicuramente citerà del filo da torcere, quindi sono contento di farne parte e spero che nel proseguo del campionato ci siano dei risvolti positivi per noi. Ecco. Con il volley termina la prima edizione del TG6, vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione della nostra rete, come sempre alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito dalla nostra redazione, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.